Abbiamo ascoltato le note dell'inno di Mameli, allora ricordiamo anche la terna arbitrale, il signor Giosuè Dapice di Arezzo, i suoi assistenti Giulio Fantino di Savona, concittadino di Roberto Margheritino, anche lui della città ligure. Andiamo ancora da Lucio Michieli, le squadre sono entrate in campo, i due tecnici, dunque il clima proprio prepartita. Sì, sono molto tesi, soprattutto Coppitelli, ci tengono entrambi a questa partita, naturalmente è una grande vetrina al Viareggio e c'è la possibilità, visto anche le contemporanee assenze forzate delle già eliminate Fiorentina, Milan e Juventus, insomma, di fare molto bene. Hai ricordato già che il Torino qui a Viareggio è stato spesso protagonista, ne ha vinte già 6 di edizioni precedenti, anche l'Atalanta ha fatto bene, ne ha vinto fin qui 2 volte il Viareggio, e quindi tutte e due le squadre ci tengono, e come, e vedremo sicuramente una bella partita. Perché se da un lato l'Atalanta ha un grande attacco, l'ha dimostrato con 17 gol fin qui, dall'altra parte il Torino invece fa della difesa la sua forza, e poi vedremo invece se magari il campo ci smetterà. Eh sì, è così, l'Atalanta ha vinto a punteggio pieno sul girone, a quota 9, punteggio pieno anche per il Torino nel suo girone, dove c'era Rijeka, Cortuluá e Reggiana, per l'Atalanta invece Palermo. Palermo in, scusate, Osasco, Abuja ed Ancona nel girone della squadra bergamasca, tenuta tradizionale nera-azzurra per i bergamaschi in tenuta bianca, striscia trasversale granata, a ricordare i colori societari per il Torino. Partiti dunque per questo quarto di finale della Viareggio Cup, 69esima edizione. E allora, dicevamo, 6 cambi nell'Atalanta, ma faccio strare un po' tutti, si gioca anche a 48 ore di distanza da una partita e l'altra, dunque c'è necessità di ricorrere. Adesso può, ha recuperato anche Bastoni, rientrato dallo stage con l'Under 19, è stato prestato, anche tornato diciamo con i Primavera, Bastoni che si allena stabilmente con Gasperini, già, ha già esordito in Serie A 2 presenze per lui. Dall'altra parte cambi forzati per Coppitelli, 4 rispetto alla partita all'ottavo di finale, proprio a causa della squalifica di Tobaldo, ma c'è da rivedere il bomber De Luca della Primavera, 11 gol quest'anno in campionato per lui, e dunque sicuramente una sostituzione all'altezza dello squalificato. Palla lunga, intanto va e esce Taliento, il portiere dell'Atalanta, come detto Mazzini è infortunato, portiere diciamo così titolare, ma Taliento ha dimostrato anche di essere all'altezza del compito. 4-2-4 molto offensivo, con gli esterni naturalmente che rientrano in fase di non possesso palla per i nerazzurri, e dall'altra parte un 4-3-3 tornato al modulo che aveva utilizzato in campionato Federico Coppitelli, poi era virato qui sul 4-2-3-1 anche per l'arrivo di Piscopo, un giocatore utile per questo modulo. Il tecnico romano dal 1 luglio dello scorso anno sulla panchina del Toro ha sostituito Moreno Longo, che è andato ad allenare la Provercelli in Serie B. Moreno Longo che aveva vinto lo scudetto, aveva riportato il tricolore sulle maglie del Toro Primavera 2 stagioni fa. De Luca subito a smistare palla, manovrano adesso i centrali difensivi della formazione granata, la palla lunga a cercare Berardi, e poi è Traoré sulla sinistra, va sul fondo, il cross si riprenderà con una rimessa da fondo campo. Va Taliento ad incaricarsi di questa rimessa da fondo campo. Vediamo intanto Traoré. Sì, subito richiamato Traoré da Coppitelli, ha detto punta l'uomo, cerca subito l'uno contro uno, non è l'unico suggerimento che ha dato fin qui l'allenatore granata, perché chiede compattezza alla squadra e chiede di poter fare la partita fin dall'avvio, insomma chiede grinta e concentrazione. Torino che si è giudicato con grande temperamento l'ottavo di finale 1-1 con l'Osasco, un gol di Rossetti nei minuti regolamentari e poi, come detto, nei rigori in caso di parità, anche in questo caso ai quarti di finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si va ai calci di rigore, e Cucchietti ne ha parati ben 4
sono andati a segno Millico soltanto e De Luca per il Torino, ma è bastato per il 3-2 finale sui brasiliani. Il cross dalla sinistra di Giraudo, recupera palla l'Atalanta con Migliorelli, l'esterno sinistro, palla lunga dove non c'è, finisce addirittura in fallo laterale, la rimessa è del Torino, affidata ad Auriletto, il capitano della squadra, lo vediamo inquadrato, giocatore nato a Torino, ben 6 su 11 sono giocatori fatti in casa, diciamo, tra Torino e la provincia di Cuneo, quindi grande sempre identità territoriale anche della società granata, così come d'altra parte per l'Atalanta. Due uomini adesso ad inseguire Capone, poi la palla latte-latte sulla corsia di destra, subito al cross al centro, palla alzata dalla difesa granata, poi esce in presa sicura Cucchietti, va Cucchietti, nazionale under 19, classe 98, torinese, e anche il terzo portiere in pratica della squadra, della società, dunque si allena anche con la squadra di Mihailovic. Cucchietti va a rimettere in gioco Traoré di testa, salta anche Mallamo, poi è il capitano Gatti dell'Atalanta che rilancia in avanti, mette giù il pallone Giraudo. Fallo laterale a favore dei bergamaschi. Bonascina sta seguendo questa fase dell'incontro, questo avvio con calma, seduto in panchina, molto più attivo Coppitelli perché chiede alla squadra di stare molto alta, in particolare ha chiesto a De Luca di dare profondità. Abbiamo visto Gatti, classe 97, ripreso il posto da titolare nei quarti di finale con il Perugia, aveva giocato Alari. Attenzione, il cross e c'è. È tutto regolare per l'arbitro, proteste dell'Atalanta, vediamo l'episodio. Sì, tutta la panchina in piedi. E qui c'è il contatto, vediamo ancora, vediamo, finisce a terra il giocatore atalantino Mazzocchi. Bonacina perplesso. Si volta a centrocampo, palla lunga, Gatti in anticipo su De Luca, chiama in causa il suo portiere Tagliento. Squadre corte in queste prime fasi, Traoré mette giù due avversari subito su di lui a raddoppiare la marcatura. E qui Giraudo, ancora la rimessa in gioco, classe 98, un gol in campionato di Cuneo. Recupera palla all'Atalanta, prova a ripartire ancora con Mallamo sulla destra, affrontato con successo da D'Alena. La rimessa in gioco è bergamasca, qui vediamo Coppitelli, grinta ad incitare i suoi e dare consigli. Ancora una rimessa laterale, questa volta per il Torino. Ecco, rivediamo intanto ancora l'episodio precedente, vedete, finisce giù Mazzocchi e qualche dubbio c'è, il contatto con Buongiorno, difensore centrale della... Sì, il commento era stato a caldo da parte della panchina dell'Atalanta, insomma, che sembrava un rigore netto visto dal campo e quindi non riuscivano a spiegarsi il perché della mancata concessione. Eh sì, episodio dubbio, comunque il contatto c'è stato tra Buongiorno e Mazzocchi, ma attenzione ancora all'Atalanta, c'è la conclusione di Latelat, pericolosa, il primo tiro della partita dopo 8 minuti. Rivediamo Latelat subito, non ci pensa due volte, di prima intenzione servito, va la conclusione, prova a piazzarlo, non ci riesce, Latelat ancora. Si infiamma la partita anche in panchina perché qui Coppitelli si è denudato, è rimasto solo con il gilet, si è tolto la giacca, adesso via anche il gilet, si infiamma, quindi diciamo che c'è, i due allenatori stanno entrando in partita entrambi, in particolare Bonacina adesso ha chiesto all'Atalanta di stare molto più alta e di innescare subito le 4 punte in avanti. Atalanta che adesso va all'attacco, Traoré recupera palla per la squadra granata con proprietà anche
di palleggio, evita l'avversario, poi per Giraudo, il controllo non è felicissimo, ancora Giraudo, Traoré sulla corsia di sinistra. In queste prime battute il Torino soprattutto impegnato, Giraudo ne aveva addirittura 4. Cambia adesso versante di gioco la squadra bergamasca e vediamo Barrov, ha fatto molto bene, 4 reti in questo Viareggio, doppietta per lui nell'ottavo di finale con il Perugia, giocatore del Gambia classe 98. Gatti riceve tutta l'Atalanta nella metà campo avversaria, poi Zambataro è stato preferito ai Leuteri, giocatore più con diciamo caratteristiche più offensive di spinta, può giocare anche esterno alto, nato ad Addis Abeba, un gol in questo Viareggio italo-etiope. Ancora Barrov mette giù il pallone affrontato da Auriletto, il traversone per Latelat arriva in ritardo, ma era difficile davvero dopo 10 minuti di gioco. Il suggerimento poco fa di Bonacina per Capone, chiamato a stare più basso in occasione delle impostazioni atalantine, ha chiesto al numero 10 di farsi vedere non solo in avanti e dare profondità ma anche a centrocampo per far partire poi i compagni in attacco. La rimessa da fondo campo, Cucchietti dunque va alla battuta. Under 19, Tommaso Cucchietti, classe 98. Traoré di testa. Pallone è finito fuori, oltre la linea. La rimessa è atalantina. Sentiamo anche i due allenatori, le voci. Sì, in particolare c'è Coppitelli, molto attivo in questa fase perché non perde tempo, nel senso che vuole una squadra subito alta e propositiva e vuole che rubino il pallone per poi puntare l'uomo e andare verso la porta avversaria. Migliorelli prova a lanciare Barrov e la catena di sinistra dello schieramento tattico della formazione di Walter Bonacina. Traversone al centro, sale Zambataro ma non riesce a controllare Zambataro. Eccolo qui Federico Coppitelli, dunque 32 anni, ex centrocampista, ma come abbiamo sentito non è mai andato oltre la Serie D nel Lupa Frascati, ha preferito dedicarsi anche agli studi, si è laureato tra l'altro in scienze politiche e poi 3 scudetti tra i giovanissimi, il primo col Tor Treteste nei giovanissimi dilettanti, poi altri 2 scudetti, il primo nei giovanissimi nazionali con la Roma e ancora con la Roma negli allievi nazionali. Poi il passaggio al Frosinone, alla primavera del Frosinone dello scorso anno e adesso l'avventura nel Torino voluto fortemente dal responsabile del settore giovanile Massimo Bava. Rimessa per la squadra bergamasca, Zambataro, colpo di testa a servire Mazzocchi, la palla nell'area, controllo pericoloso dei difensori granata, con Giraudo adesso a cercare De Luca, palla lunga, c'è Bastoni a servire comodamente il suo portiere, ancora il centrale difensivo atalantino di Casalmaggiore, provincia di Cremona, classe 99, Bastoni, 5 gol in campionato ma come detto ormai anche sempre nel giro della prima squadra, l'esordio con la Sampdoria e poi anche qualche minuto con l'Inter in campionato. Latelat si accentra, ancora il giocatore ivoriano, chiede l'1-2, l'ivoriano e c'è il gol del vantaggio dell'Atalanta dopo 13 minuti di gioco. L'azione di Latelat ha chiesto l'1-2 al compagno, l'ha ricevuto, si è incuneato nel cuore della difesa granata e non ha dato scampo a Cucchietti. Rivediamo, eccolo qui Latelat, Capone, l'1-2 e poi nulla da fare, anche l'opposizione di D'Alena morbida, in difficoltà la difesa del Torino.
avete visto la grande esultanza di tutto il gruppo bergamasco, tutti i giocatori a festeggiare col mister e con i compagni in panchina. E io devo sottolineare il fatto che poco prima Bonacina aveva chiesto alla squadra di stare molto più alta, di aggredire, di aumentare la velocità, cercando centralmente le punte, in particolare l'Atelat, ed è stato accontentato. Eh sì, dunque il vantaggio l'Atelat, anche per lui già ha già respirato nella prima squadra, è esordito addirittura in Coppa Italia nella partita con la Juventus, ha segnato anche con la Juventus. Intanto il fallo a favore del Torino. L'Atelat, ivoriano classe 99, 8 gol in campionato e questa rete è la terza realizzata al Viareggio. Intanto qui vediamo il fallo commesso ai danni di Berardi, l'esterno d'attacco classe 99 di San Marino. Calcio di punizione dunque per la squadra di Federico Coppitelli, affidato a D'Alena, giocatore di Mottola in provincia di Taranto, classe 98, cresciuto nel Lecce, poi alla Roma ed è adesso del Torino. D'Alena in area, palla alta, la sfiorano i difensori nerazzurri. Fallo laterale comunque per i Granata, la rimessa in gioco di Giraudo. Nel giro della nazionale under 19 anche Giraudo, poi Gatti non ci pensa troppo su, spazza via la sua area. Retropassaggio di Buongiorno Rivoira, sono i due centrali difensivi del Torino. Dall'altra parte Auriletto, momento difficile per il Torino, mi sembra un po' aver accusato il colpo al quarto d'ora. Sotto di un gol la rete di Latelat. Sì, ha subito anche il contraccolpo psicologico lo stesso allenatore Coppitelli, che adesso segue con calma in panchina, da pochi suggerimenti, sta riflettendo sulla situazione, pronto magari poi a cambiare qualcosa. Latelat ancora, e c'è sempre anche Malamo alla sua assistenza. Zambataro sulla destra, arriva Mallamo, serve il suo capitano Gatti. Bolis a smistare per Bastoni. Barrov dall'altra parte sbaglia il passaggio, c'era Capone vicino, pronto a ricevere il passaggio del compagno. De Luca, uomo più avanzato, a lottare da solo con i centrali difensivi nerazzurri di grande fisicità come Gatti e Bastoni. Latelat, Zambataro, pallone in fallo laterale. Soddisfatto Bonacina, non potrebbe essere altrimenti, ha chiesto ai suoi di continuare così, di far girare palla, di non dare punti di riferimento all'avversario, in particolare insomma soprattutto in fase di impostazione andare a destra e a sinistra con disinvoltura o viceversa, insomma per cercare di portare via e fuori i giocatori di Granata. Gioco è fermo, vedete il signor Josué Tapic fermato il gioco, ha concesso la punizione, con cui vediamo l'intervento che ha originato questo calcio di punizione già battuto dalla squadra di Walter Bonacina. Servizio prova a servire in area, c'è la conclusione poi dalla distanza di Barrov, fuori lo specchio della porta, difesa da Cucchietti. Rivediamo qui prontissimo nella conclusione sul disimpegno sbagliato di Auriletto. Colpo di testa di Rossetti, poi Zambataro indietro per Taliento, l'estremo difensore bergamasco. Gatti riceve, Latelat, ma c'è Giraudo, il suo anticipo. Ancora Giraudo, sempre all'esterno sinistro Granata, protagonista. Poi D'Alena, uno dei due centrocampisti che hanno giocato davanti alla difesa, in questo caso centrale nei tre del reparto mediano. D'Alena, sale Bolis, la palla non arriva a Mazzocchi, c'è una deviazione e dunque rivediamo. Bolis voleva servire Mazzocchi, ma vedete c'è una deviazione
Palla dunque in calcio d'angolo con Capone alla battuta, il bomber della squadra in campionato, 10 gol, palla in area, rimane lì. Poi il Torino prova a ripartire con Berardi, palla troppo lunga. Berardi, in intenzione di Coppitelli, uno degli esterni d'attacco da appoggiare De Luca, ma diciamo più arretrati, in realtà in fase di contenimento diventa un 4-5-1 e De Luca sicuramente a fare, diciamo così, a sportellate con i difensori avversari. Fallo adesso su Capone. Poco fa richiamati i due centrali Gatti e Bastoni dell'Atalanta da Bonacina, che ha detto attenzione alle ripartenze del Torino, fatevi trovare pronti. Bassi, Bastoni all'impostazione, abbiamo visto per Migliorelli, ancora il centrale difensivo per Boli, si chiama in causa Tagliento, prova ad essere adesso più aggressivo il Torino, a guadagnare metri in campo. Gatti, Latte, siete molto arretrato, affrontato da Troeré, Latte, sua iniziativa personale, poi perde palla. Traoré, la manovra, giocatore del Senegal. D'Alena, Rossetti, Giraudo va al traversone, deviato, palla che rimane lì, poi Migliorelli la allontana, qualche brivido per la retroguardia nerazzurra. Quando sono trascorsi 20 minuti l'Atalanta in vantaggio 1-0, il gol di Latte fissa il punteggio. Giraudo alla rimessa in gioco, vi vedete Tagliento lottare, adesso c'è Berardi, guadagna un calcio d'angolo. Vuole una squadra molto propositiva adesso Coppitelli, ha chiesto alla squadra di fare gioco, di non avere paura, di non rischiare, cioè di rischiare qualcosa, di andare all'uno contro uno, e adesso nel caso del calcio d'angolo tutta la squadra in avanti con i saltatori. Calcio d'angolo battuto, esce in presa sicura Tagliento a bloccare, prova subito a rilanciare Barrov, ma c'è Ukadda, mezzala sinistra in questo assetto, il giocatore italo-marocchino under 19 del Marocco, ma è nato ad Abano Terme in provincia di Padova, questo giocatore che sostituisce Bortoletti, infortunato, distorsione alla caviglia in panchina, ma sicuramente non potrà entrare nel Torino. D'Alena ancora, la regista della squadra, si fa vedere Giraudo, ricorre di meno la corsia di destra il Torino, prova ad andare al cross Berardi, recuperano i giocatori bergamaschi, Berardi esterno della rete per Berardi, iniziativa personale, rivediamo qui Giraudo, caparbiamente va a recuperare palla, arriva Berardi, sua percussione in area e poi l'esterno della rete del numero 10 di San Marino, 5 gol in campionato per questo giocatore. Ed è Tagliento ad andare a rimettere in gioco, di testa ancora Giraudo, Bolis arriva, Mazzocchi, Bolis, Capone, prova a servire Barrov, ma c'è Auriletto che fa buona guardia, un giocatore nato a Torino nel giro dell'Under 19, classe 98, capitano della squadra. La rimessa in gioco è atalantina, Capone. Come detto, grande campionato per Capone, 4 gol anche in questo Viareggio, 12 reti in campionato nel suo girone, il girone C. Atalanta seconda dietro all'Inter, meno 3 dall'Inter, terzo attacco, terza difesa del girone, in questo momento sarebbe qualificata alla Final Eight l'Atalanta. A proposito di Atalanta e Bonacina, ha chiesto ai suoi in particolare di sfruttare molto la catena di destra formata da Zambataro e Latelat, che fin qui hanno dato parecchio fastidio al Torino sia in fase di impostazione sia in fase d'attacco, perché Latelat, al di là del gol realizzato, è stato anche il giocatore più pungente in tutti i sensi dei suoi. Colpo di testa di Migliorelli, recupera palla il Torino con Rivoira, De Luca prova a mettere giù, poi caparbiamente va a recuperare ancora De Luca, ma è
l'Atalanta molto aggressiva, sempre pronta, sono sempre pronti ad aiutarsi i giocatori di Bonacina, andare in due, in tre anche sull'avversario. Sì, e piace sottolineare quanto partecipi al gioco il portiere Taliento, che fin qui, nonostante sia un classe 99, quindi un po' più piccolo rispetto a parecchi suoi compagni, detta i tempi e chiede di girare il pallone, insomma, vero capitano aggiunto in campo. A proposito di età, la media dell'Atalanta è 18,6, il Torino qualche mese in più, 19 esatti la media degli anni, 19 anni, 18,6 per i nerazzurri. Migliorelli, anzi Bastoni, a servire Gatti, si fa vedere Zambattaro, preferisce servire Mallamo, under 18, 4 gol in campionato, 1 a questo Viareggio contro la Bugia, formazione nigeriana. Migliorelli, Barrov, ancora Migliorelli, retropassaggio a chiamare in causa Bolis. Al limite dell'area, al colpo di testa liberare, ma è latte latte, tentativo di liberare non riuscito a Rivoira, e l'Atalanta insiste. Zambattaro, la corsia di destra, Giraudo a chiuderlo, c'è il calcio d'angolo per i nerazzurri. E arrivano i complimenti di Bonacina sull'out destro. Dall'out destro arrivano parecchi problemi per il Torino, Copitelli se ne è accorto e sta cambiando qualcosa. 20, cieco qui inquadrato il tecnico del Torino, tre scudetti tra i giovanissimi vinti nella sua carriera il giovane allenatore. Qui vedete grande assembramento nell'area granata, sfiora di testa Bastoni, poi la conclusione dalla distanza di Migliorelli. Gioco è fermo intanto, una posizione di fuorigioco rilevata dal signor Fantino, il primo assistente. E qui già vediamo, ecco, annunciati i movimenti sulla panchina granata da Lucio Michieli. Messa in gioco atalantina. Zambattaro. Non sa chi servire. Bolis si fa vedere. Cambia gioco Migliorelli, poco più avanti Barrov, avanza all'esterno sinistro nerazzurro, Capone al limite, Capone le finte, Capone, la traversa di Capone al 26esimo minuto, traversa di Capone, si era liberato bene il fantasista atalantino, eccolo qui, vedete, va a colpo sicuro, coglie la traversa, discesa di Migliorelli, servito Capone a liberarsi. In grande stile ha fatto fuori l'avversario, è andato alla conclusione, sembrava una battuta sicura la traversa. I complimenti di Bonacina, nonostante insomma non sia arrivato il raddoppio. Dall'altra parte devo dire di un Copitelli adesso molto attivo, perché ha capito il momento difficile dei suoi, sta cambiando anche le posizioni in campo, in particolare della linea mediana, e ha chiesto grande sacrificio all'attacco e a De Luca in particolare. Naturalmente deve essere un collettivo, tutti ad assistersi reciprocamente secondo il volere di Copitelli, con questa Atalanta che davvero gioca a memoria, gioca a memoria, quinto anno sulla panchina, come si ricordava in apertura, per Walter Bonacina, la panchina della primavera nerazzurra. Tanto il calcio di punizione, quello qui quadrato, Bonacina, bandiera dell'Atalanta, 226 presenze, 11 gol in carriera con la maglia dell'Atalanta. D'Alena calcia direttamente in porta, Taliento non si fa sorprendere, blocca con sicurezza il portiere atalantino. Buongiorno. Pallone che adesso finisce dalle parti di Zambattaro, Traoré in agguato, adesso Rossetti e Ucadda si sono scambiate le posizioni, cambiato qualcosa, Copitelli a centrocampo, Rossetti dato sul centro sinistra, Ucadda sul centro destra, ma attenzione a Barrov, la conclusione, la risposta di Cucchietti, non è finita l'azione, Migliorelli, la palla in area, finisce in, riesce a mantenerla in campo, no, era finita fuori, interviene l'arbitro, ma
Dunque ancora Atalanta pericolosa, qui abbiamo visto la risposta, eccola qui, sulla conclusione di Barrov, pronto Cucchietti al 28esimo minuto. Tiro di Barrov e risposta dell'estremo difensore granata. Quindi un'Atalanta sempre insidiosa. Torino che non ha ancora costruito occasioni. Ci prova Rossetti a mettere giù il pallone, a controllarlo, poi D'Alena subito in movimento, braccato da Mallamo, De Luca a lottare nella morsa della difesa atalantina. Perso palla, dunque Latelat quando innesca la sua velocità diventa difficilissimo da fermare per gli avversari. Adesso il Torino prova a ripartire con Berardi, c'è il fallo su Berardi, calcio di punizione e c'è il primo cartellino della partita, primo cartellino ammonito Bolis nelle file atalantine. Intanto arrivano dei risultati, il risultato finale, il Napoli è stato sconfitto dal Bruges 2-0. La battuta abbiamo visto di Rivoira, poi ci prova Ukadda, palla altissima, finisce fuori. La vincente di questa sfida affronterà la vincente di Inter Sassuolo. Giraudo a scambiare con Berardi, palla ancora fuori, la rimessa in gioco della squadra granata. Berardi subito al traversone, ci prova De Luca a girare ma palla finisce fuori. Mani nei capelli per quanto riguarda Coppitelli, che insomma ci crede perché vede una squadra più propositiva, più adesso in questi adesso. Ultimi minuti. Ecco, qui si è riuscito addirittura a beffare Bastoni e qui vedete proprio si rammarica De Luca, è riuscito a beffare Bastoni ma la direzione ha colpito, direzione del pallone nettamente fuori. Intanto ti segnalo dal campo che c'è grande movimento sulla panchina del Toro, ci sono i ragazzi che si stanno scaldando anche se non sono previste sostituzioni a breve, dall'altra parte invece tutti i giocatori dell'Atalanta in panchina attenti a guardare il confronto. Torino che dà qualche segnale di risveglio in questa fase della partita, qui vediamo il fallo commesso su Rossetti, buon viareggio per questo ragazzo, un gol, ragazzo di classe 98 di Saluzzo in provincia di Cuneo, De Luca, ma c'era, attenzione, la bandierina qui del secondo assistente Margheritino che si è alzata, eccolo qua inquadrato Roberto Margheritino, anche lui di Savona come il collega Fantino. Gatti, Latelat, palla finisce fuori, ha messo in gioco è Bergamasca, Zambataro, Gatti, si fa vedere De Luca, scivola De Luca, e qui c'è il fallo commesso da Buongiorno su Mazzocchi. Qualche protesta sul campo perché qui avrebbero voluto andare subito alla gestione del pallone, il giocatore d'Atalanta, invece il direttore di gara ha preferito insomma, fischiare per far riprendere il gioco. Coppitelli molto attivo, ha chiesto a tutta la panchina di essere pronta ad entrare sul terreno, ricordiamo che sono tante le sostituzioni previste
frangente in questa partita. Ben 7 per parte. Mazzocchi di testa, palla centrale, nessun problema per Cucchietti. Ben 4 novità rispetto alla partita con degli ottavi di finale per il Torino. Buongiorno per Caballero, non al meglio in panchina comunque, ma acciaccato. Cada per Bortoletti, invece per lui l'infortunio più grave, distorsione ad una caviglia. Poi c'è De Luca in attacco al posto dello squalificato Tobaldo. Queste dunque le, i cambiamenti rispetto alla partita degli ottavi di finale del Torino. Ben 6 invece le nuove proposte, per così dire, di Bonacina nell'Atalanta. Cambiato gli esterni, Migliorelli e Zambataro per Zanoni e Deleuteri, che avevano giocato negli ottavi. Ma attenzione, ancora latte latte, la possibilità di tiro, blocca ben piazzato Cucchietti. Adesso si è arrabbiato Coppitelli perché ha visto i suoi che non hanno seguito l'uomo, che quindi non hanno coperto in particolare latte latte libero lì sulla destra. E vorrei dire una cosa, Federico, come è cambiato il calcio, perché la lista del Torino, noi possiamo leggere ben 26 cognomi, cioè sono 26 i ragazzi presenti qui, e sì, 7 le sostituzioni, ma parecchi anche rimarranno in panchina. Insomma, il calcio è cambiato tanto anche a livello giovanile. L'Atalanta poi, rispetto alla partita col Perugia, c'è Mallam al posto di Bage al centrocampo. Sale intanto il Torino con Auriletto, poi è D'Alena prova ad andare alla conclusione, ribattuta da Bolis. Latelat era stato schierato, diciamo, può giocare anche da prima punta al centro nella partita col Perugia, adesso agisce più da esterno, ha riportato Mazzocchi in mezzo ad assisterlo Capone. A Bonacina piace quando l'Atalanta sale e dà fastidio in fase d'attacco, però non piace al tecnico atalantino invece la gestione difensiva, in particolare il fatto che il centrocampo non stia dando quel supporto che vorrebbe alla difesa. Manovra i due centrali difensivi, Rivoira e Buongiorno del Torino. Retropassaggio per Cucchietti, ancora Buongiorno. Gioca al posto di Caballero, il 99 torinese, frequenta anche la prima squadra, Buongiorno, allenamenti con Mihajlovic. D'Alena, subito Berardi, subito Bolis, prova in area ad innescare Giraudo, era salito anche D'Alena, ma sì, palla troppo lunga. A proposito di D'Alena, suggerimenti per il numero 4 Granata, chiamato a dare geometria, a dare fosforo al centrocampo e all'attacco del Torino. E Coppitelli vuole una squadra che vada al tiro anche dalla distanza, anche dai 20 metri, perché poco fa avrebbe voluto un'altra soluzione dai suoi attaccanti. E si è cercato poco la conclusione finora, solo il colpo di testa fuori di De Luca per i Granata. Fallo intanto su Traoré di Mallamo, ricordiamo un ammonito, Bolis nelle file atalantine. D'Alena mettere subito in movimento Rossetti, palla in area, Traoré mette giù, si gira Traoré, buon controllo, poi meno la conclusione, ci ha provato Traoré. Palla lunga adesso, salta Mazzocchi, salta anche Buongiorno, fischia l'arbitro. Quattro gol in campionato per Traoré. Adesso all'impostazione c'è Rivoira, tocca per Auriletto, D'Alena, Berardi, Ucadda, si fa vedere Rossetti affrontato da Bolis, poi si allunga troppo il pallone, Bolis, la palla era finita fuori, la rimessa e degli uomini di Coppitelli. Giraudo mettere giù per Rossetti,
questa volta rimesso in gioco Atalantina, affidata a Zabbataro. Buona la squadra attenta in questo finale di primo tempo. Bonacina ha chiesto quindi gestione del minimo vantaggio e ha chiesto la protezione del centrocampo, insomma attento alla protezione della difesa, con l'attacco che è chiamato da una parte sì a continuare a pungere, ma dall'altra anche a dare stare stretto virgolette con la linea centrale di centrocampo, insomma a non scappare quattro davanti. Berardi riconquista una palla vagante, va subito al tiro ribattuto da Gatti, prontissimo il capitano nerazzurro ad andare ad opporsi ai giocatori che avanzano non marcati dai compagni. Giraudo ancora riceve da Berardi, evita Latte, poi Berardi in area, ma Zabbataro recupera, è arrivato anche Capone a dare una mano ai compagni. Eccolo il numero 10 d'esterno a servire Mazzocchi, si allarga il numero 9 dell'Atalantino, Zabbataro. Zabbataro evita Traoré, Bolis. Atalanta che manovra con tutti i suoi centrocampisti e attaccanti, Migliorelli, Barrov, Capone. La palla a servire Mallamo, recupera di forza. Grandi proteste adesso per questo fallo su Mallamo. È uscito Rossetti, Berardi, Giraudo, arriva Mazzocchi e c'è il fallo commesso da Mazzocchi. Calcio di punizione per il Torino, protesta Gatti. Rivediamo, Mazzocchi arriva su Giraudo e questo invece è il contatto. Qui è trattenuto dalla morsa di Traoré e Buongiorno. Ma visto dal campo sembrava netto il fallo e adesso si è lamentato parecchio Bonacina, e qui invece Coppitelli ci crede in questi ultimi minuti, vuole sicuramente il pareggio dai suoi, come giusto che sia, ci credono i Granata e vogliono tutta la squadra in avanti, tengono all'indietro solo un giocatore. D'Alena la battuta, palla in area, il colpo di testa di De Luca, si spegne sul fondo. De Luca che è nato a Bolzano, ha segnato 11 gol in campionato. Bobber della squadra classe 98 dunque. Ma nella Beretti ne ha segnati 28 nella scorsa stagione, super bomber De Luca della Beretti lo scorso anno Granata. D'Alena messo giù per Rossetti, poi Berardi, finisce giù Latte. C'è anche l'intervento su Mallamo, la punizione decretata a favore della squadra di Walter Bonacina. Siamo al 42esimo, qui vediamo l'intervento falloso, eccolo qui, arriva di Giraudo su Mallamo. Gatti, tocco per Mallamo, Latte, palla fuori, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di Latte, si rialza, un colpo per l'attaccante ivoriano. C'è stata un po' di polemica qui a bordo campo tra Latte e Coppitelli, perché il numero 7 dell'Atalanta ha detto ha avuto a che dire qualcosa con l'allenatore del Torino che gli diceva rialzati, in realtà ha subito un colpo alla coscia destra il numero 7. Zabbataro chiede l'1-2 a Capone da ribattere, il calcio di punizione va cambia decisione, la punizione per l'Atalanta, punizione per l'Atalanta, cambiato decisione l'arbitro, il signor Dapice. Vediamo Capone sul punto di battuta, giocatore nato a Vigevano, provincia di Pavia, seconda punta, trequartista, ma dotato di buona qualità nei piedi. La respinta De Luca, è andato a dare una mano ai compagni, fallo laterale, non ha fretta l'Atalanta, siamo quasi in chiusura di primo tempo, 43 minuti, 1-0 Atalanta sul Torino.
in questo quarto di finale della Viareggio Cup. La messa in gioco affidata a Migliorelli, colpo di testa di Rivoira, poi Auriletto alza il pallone, Migliorelli, Barrov, va Giraudo, pallone che arriva a Rossetti, D'Alena per Traoré, esce Taliento. Non ci sarà recupero alla fine del primo tempo. Dunque poco più di un minuto, come vedete, al termine di questo primo tempo. Mallamo subito, prima intenzione, va Ucadda, perde palla, italo-marocchino, Migliorelli, colpo di testa di Buongiorno a liberare l'area del Torino, ma è ancora Atalanta in queste ultime battute del primo tempo. C'è poi gioco pericoloso di Bolis, centrocampista nato proprio a Bergamo, classe 98, 5 gol in questo campionato primavera. Berardi non riesce ad andare via, due avversari a chiuderlo, un giocatore che cerca più l'1-2. Sentiremo alla fine del primo tempo uno dei protagonisti in campo di questa sfida, al microfono di Lucio Micheli. Siamo proprio agli sgoccioli, poco più di 30 secondi, esce Cucchietti, mettere in movimento Rivoira, Rivoira cerca Traoré, mette giù Traoré, seguito, non lo molla per un attimo Zambataro, poi D'Alena per De Luca, di testa Buongiorno, latte latte Giraudo, e con questa palla Giraudo di forza sull'avversario, salta Gatti, forse l'ultima azione di questo primo tempo per il Torino. Berardi, dove non c'è nessun compagno, mette giù Rossetti, arriva Capone e finisce qui il primo tempo sul punteggio di 1-0 a favore dell'Atalanta. La rete che per il momento decide la partita è quella di latte latte al 13° minuto, un 1-2 micidiale con Capone, una triangolazione, si è infilato nel cuore della difesa granata e ha trafitto. Nuovamente collegati con il centro sportivo Bruno Ferdeghini, le squadre hanno fatto il loro rientro in campo, tutto è pronto dunque per questa ripresa, si parte dal 1-0 dell'Atalanta grazie alla rete di latte latte al 13° minuto. Una sostituzione, crediamo, sì. Sentiamo Lucio Micheli. Una sostituzione nel Torino, è entrato Tofanari, altro ragazzo classe 98, ha preso il posto di Auriletto. Dunque non cambierà niente rispetto all'assetto, il terzino destro del Torino, 4-3-3, Tofanari sostituisce Auriletto, evidentemente in difficoltà, il capitano sulla corsia di destra, classe 98, come ricordato da Lucio Micheli, è arrivato... mercato di gennaio, è un prestito dalla Roma, c'è diciamo una collaborazione con la, tra Roma e Torino anche per quanto riguarda il settore giovanile, nel giro delle nazionali giovanili questo ragazzo Niccolò Tofanari. Dunque vediamo allora le formazioni rapidamente, Atalanta con Taliento, Zambataro, Bastoni, Gatti, Migliorelli, il 4-2-4 di Walter Bonaccina, Mallamo e Bolis i due interni di centrocampo, poi latte latte e Barrov gli esterni, Capone a sostenere Mazzocchi. 4-3-3 per il Torino con Cucchietti tra i pali, Auriletto, Rivoira, Buongiorno, Giraudo in difesa, scusate, Tofanari ha sostituito Auriletto, era Auriletto schierato nel primo tempo, Tofanari è entrato come ci ha ricordato Lucio Micheli in questa avvio di ripresa, poi abbiamo Rossetti, D'Alena e Ucadda a centrocampo e il tridente d'attacco del Torino è composto da Traoré, De Luca e Berardi, l'arbitro è signor Giosuè D'Apice. Dunque approfitto Traoré di questa fase, sì, per dire che dal campo Coppitelli ha chiesto poco fa, chiedeva il raddoppio di marcatura su Capone, Capone che sicuramente è il giocatore più temuto da parte dei giocatori del Torino. Eh sì, Capone fatto vedere, uomo assist anche, grande movimento con le gambe, capacità di saltare l'uomo, eccolo Capone in possesso di palla, Capone questa volta si inciampa,
finisce stretto tra Rivoira e il nuovo entrato per il Torino Tofanari. Ucadda cercando di mettere in movimento De Luca, palla altissima, Rossetti la mette giù per D'Alena, tessitore delle trame del Torino. Traoré, buon movimento Traoré, la palla in mezzo dove c'era De Luca, ma la difesa dell'Atalanta salva. È grande opportunità per il Torino, l'azione più pericolosa costruita dai Granata, vediamo, merito di Traoré, buon controllo, palla a cercare De Luca e poi in calcio d'angolo l'intervento di Bolis decisivo. Torino dunque pericoloso subito in avvio di ripresa, evidentemente catechizzato da Federico Coppitelli. Sì, non piace infatti a Bonacina questi, non piacciono questi primi minuti, perché ha chiesto alla squadra maggiore attenzione e soprattutto ha chiesto di non farsi schiacciare all'indietro. Attenzione ancora a Traoré nell'area bergamasca, De Luca va alla conclusione, timida, nessun problema per Taliento, poteva essere una buona opportunità anche questa per il Torino, non sfruttata da De Luca, ma ancora Traoré protagonista al quarto minuto. Ha servito subito il compagno De Luca, che è andato a una conclusione molto debole. Nessun problema per Taliento, l'estremo difensore bergamasco. Sempre il Torino, Ucadda mette giù, giocatore italo-marocchino, colpo di testa, arriva Tofanari. Tutto il Torino riversato nella metà campo avversaria a cercare di fare la partita. Berardi, Ucadda, non si chiude il triangolo con Berardi, poi Migliorelli, Ucadda, pallone che viene deviato, non è calcio d'angolo, protesta Coppitelli. Volevano l'angolo i giocatori del Torino e anche il loro tecnico, lo vediamo inquadrato. Sì, non vuol credere a questa decisione arbitrale. Dall'altra parte invece Bonacina comincia a far scaldare alcuni ragazzi dalla panchina, perché come detto non è piaciuto questo inizio di ripresa all'allenatore bergamasco. Palla lunga di Cucchietti, colpo di testa di Rossetti che alza il pallone per De Luca. De Luca al duello con Bastoni e questa volta l'angolo c'è, vedete qui inquadrato Bastoni. Un altro difensore di talento dunque, prodotto del vivaio nerazzurro. Palla in area, rimane lì, c'è la conclusione ribattuta ma non è finita l'azione. D'Alena, D'Alena in area, D'Alena va al tiro, ancora calcio d'angolo. È un buon avvio di ripresa per i ragazzi di Federico Coppitelli, che è scatenato in panchina, sulla panchina del Toro. Mancano negli ultimi metri un po' di cattiveria sotto porta, tanto esce Taliento. Dobbiamo fare i conti anche con l'ottima difesa nerazzurra, qui vedete Coppitelli. Primo cambio nell'Atalanta, probabilmente tra poco entrerà Marchetti. Dunque vedremo Marchetti tra poco in campo nelle file atalantine. Si tratta di un difensore centrale, dunque corre ai ripari in difesa Bonacina per questo avvio in difficoltà della sua squadra. Gatti, Bastoni, Migliorelli, non riesce a servire Latte, l'anticipo di Tofanari e poi ancora Gatti in affanno, la difesa di Bonacina mette in calcio d'angolo. Chiede equilibrio in questa fase Coppitelli ai suoi, va bene la velocità ma serve equilibrio soprattutto a centrocampo. Calcio d'angolo battuto, sfiorano i colpitori di testa, può ripartire l'Atalanta. Capone sale
Mazzocchi, Capone, Ucadda, poi Giraudo, ma c'è l'anticipo anche di Rivoira, andiamo in causa Cucchietti, palla finisce fuori, la rimessa è atalantina. Uscirà Mazzocchi nell'Atalanta. E qui vediamo Bonaccina, dunque un attaccante, Mazzocchi, nato a Milano, under 19, è stato anche fatto parte dello stage della nazionale under 19, 4 gol in campionato, 1 in questo Viareggio per Mazzocchi, Simone Mazzocchi, classe 98. Torino all'impostazione con D'Alena, sbaglia, regala palla all'Atalanta, Capone, rimedia Rivoira, poi imprecisa la squadra nerazzurra. Ecco la sostituzione dell'Atalanta, perché sta uscendo, confermo, quindi fuori Mazzocchi e al suo posto dentro Marchetti, si copre un po' la squadra nerazzurra, c'è un Bonaccina che ha visto i giocatori in difficoltà, ha chiesto concentrazione, ha chiesto di non farsi schiacciare all'indietro e cambierà qualcosa dal punto di vista tattico. Eh sì, sicuramente cambierà qualcosa, dunque in campo Marchetti, fuori Mazzocchi, Marchetti con la maglia numero 6, dunque nelle file atalantine, una sostituzione per parte per ora, ma sono tantissime a disposizione dei due tecnici, ben 7 in tutto in 3 diversi momenti. Vedremo adesso come cambierà l'assetto tattico della formazione guidata da Walter Bonaccina in panchina. Rivoira, buongiorno, avanza il centrale difensivo torinese. Ancora D'Alena all'impostazione, Ucadda, c'è Tofanari, mantiene il pallone in campo, va al cross molto lungo, Traoré e Giraudo che conquista palla, mantiene la palla per il Torino, poi c'è Rossetti, braccato da Mallamo che mette in calcio d'angolo, ma ancora un corner per la squadra granata. Va D'Alena dalla bandierina, vedete il centrocampista del Torino, Imottola, la sua battuta di pugno, Taliento, poi proprio Ucadda e la ciabattata fuori di Giraudo, finisce in fallo laterale per la rimessa dell'Atalanta. Richiamato Zambataro poco fa da Bonaccina. Rimessa in gioco ancora bergamasca, praticando in questa ripresa, sono già trascorsi 9 minuti, non si è mai fatta viva l'Atalanta dalle parti di Cucchietti. Cadda. Arrivano primi adesso i giocatori granata sul pallone, De Luca, il duello con Gatti, De Luca prova a girarsi, palla bassa in mezzo dove c'era Traoré, poi Zambataro, adesso ci sono esterni, Barrov e Latte, Capone al centro nell'attacco dell'Atalanta, Latte, Barrov, svirgola l'invito di Latte, spreca Barrov, palla in fallo laterale, dunque in campo Marchetti, Divi Mercate, zona Capone, va la conclusione fuori suo sinistro, può rimettere in gioco Cucchietti. Quindi adesso un tridente per l'Atalanta che attaccava anche con 4 uomini, Capone, Barro, Velatte in avanti.
Sì, adesso è un 4-3-3. Sì, è un 4-3-3. Adesso sì. È un 4-3-3. Con Bolis, sì, Mallamo, Zambataro più avanzato sulla linea dei centrocampisti. E Gatti, il numero 6 entrato, che ha preso il posto di Zambataro sulla linea difensiva a destra. Quindi la linea difensiva adesso atalantina e con appunto il numero 6 Marchetti, poi due centrali Bastoni e Gatti e a sinistra Migliorelli con Zambataro avanzato. Barrov, Mallamo arriva sul pallone, perde palla l'Atalanta. Berardi entra in area, Berardi, c'è Bastoni, raddoppio di marcatura, va la conclusione sbagliata completamente. Buon movimento al centro, cercava lo spazio per il tiro ma poi sbilanciato, vedete, ha calciato male. Non piace il momento che attraversa la squadra a Bonacina, Bonacina che chiede maggiore concentrazione, soprattutto anche quella grinta a centrocampo che in queste fasi sta mancando, perché insomma perdono troppi contrasti i giocatori nerazzurri. Coppitelli invece può essere soddisfatto, ha fatto i complimenti poco fa a Berardi per quella bella azione, è mancata soltanto la concentrazione, o meglio è mancata la coordinazione al momento del tiro per il giocatore sammarinese. Capone in area ad esterno e poi arriva Barrov. Barrov, palla alta deviata in calcio d'angolo. Qui avrebbero voluto il rigore gli atalantini. Sì, da rivedere questa azione. Rivediamo Capone. Bah. Qui c'è l'intervento di Buongiorno, poi c'è la conclusione di Barrov. Magari rivedremo ancora questo episodio al 14° minuto nell'area del Torino. Appena sarà possibile, ovviamente. Una Torino dunque che eccolo qui, intanto rivediamo qui l'intervento di Buongiorno che sbilancia Mallamo, c'è un contatto ma diciamo un episodio che è chiaramente, qui non ci sono assistenti di porta, comunque diciamo i limiti non particolarmente rilevanti, almeno questa è l'impressione da questo contatto tra i due, tra Buongiorno e Mallamo. Dunque carattere, buon avvio di ripresa, sfoderato il carattere del Torino, quello che aveva chiesto, l'avete sentito nell'intervista di Lucio Micheli all'intervallo, il responsabile del settore giovanile Granata, Massimo Bava, dice dobbiamo tirare fuori, ha detto, il carattere e i ragazzi di Coppitelli lo hanno accontentato almeno in questi primi minuti. Siamo al 16° Marchetti, abbiamo visto in azione il nuovo entrato, Mallamo indietro a Marchetti, Zambataro, Mallamo ancora indietro, Marchetti, vedete vanno a chiudere le linee di passaggio avversari e gli uomini di Coppitelli che hanno meno spazio per l'impostazione. Capone, ancora Capone, grande proprietà, c'è la posizione di fuorigioco segnalata dal secondo assistente, il signor Margheritino, posizione di fuorigioco di Barro, lo vediamo qui. Dal campo sembra che l'Atalanta abbia preso le misure adesso al Torino con quel cambiamento, riportando la squadra al 4-3-3, e soddisfatto Bonacina chiede adesso ai suoi di essere un po' cinici in fase offensiva, quando arrivano vicino alla porta di inquadrarla, insomma di andare al tiro e provare il raddoppio. E sì, mancava un uomo a centrocampo all'Atalanta e ha rinforzato il suo reparto con qualche accorgimento, avanzando Zambataro, inserendo Marchetti in difesa al posto del numero 2 atalantino Bonacina. I giocatori di Coppitelli erano sempre in superiorità numerica in centrocampo, adesso c'è stato questo ritocco di Bonacina, ma è comunque del Torino
a mantenere il possesso palla in questa fase. Berardi fra due avversari guadagna un fallo laterale. La rimessa D'Alena, palla che finisce in fallo laterale. Qui vedete Bonacina, Ucadda. Guadagna un calcio d'angolo il centrocampista del Torino. Coppitelli ha portato tutti i saltatori in avanti, ha mandato avanti anche Buongiorno, tenendo basso in questa circostanza solo la palla. Il gol del pareggio del Torino su questo calcio d'angolo, il gol del pareggio della formazione granata. Buongiorno dovrebbe essere l'autore del gol. Eh sì, perché l'aveva chiesto poco prima a Coppitelli, proprio al numero 20, di portarsi subito in avanti. Si tratta del numero 8, e cioè Rossetti. Rivediamo qui, sì, colpo di testa direttamente da calcio d'angolo. Rivediamo ancora, guardate come svetta Rossetti, brucia tutta la difesa atalantina e porta in parità il match. Il Torino raccoglie i frutti, diciamo, di questo avvio di ripresa, altro carattere, direttamente da corner. Rossetti che ha disputato un ottimo viareggio, questo ragazzo. Parità dunque al 18° minuto, tutto da rifare per l'Atalanta, ma ancora il Torino ad attaccare con Berardi. Rossetti ha bruciato i grandi colpitori di testa, i corazzieri nerazzurri della difesa, Bastoni e Gatti, ma anche il nuovo entrato Marchetti. Palla che finisce fuori. Bonacina vede le linee molto distanti e quindi ha chiesto al centrocampo di dare supporto all'attacco, di essere più ravvicinati. Vede invece troppo staccato centrocampo e attacco, ed è questa una delle difficoltà maggiori della squadra nerazzurra, e sta subendo proprio lì nel mezzo il gioco del Toro. Allora Rossetti a segno, Matteo Rossetti di Saluzzo, mezzala, il secondo gol in questo viareggio, va segnato anche nell'ottavo di finale, due gol in campionato, e un altro dei giocatori che frequentano la prima squadra, si allenano con la prima squadra di Mihajlovic. Un centrocampista centrale, ma sa fare anche la mezzala, è stato utilizzato nel centrocampo a 2, adesso nel centrocampo a 3 del Torino. Punizione per l'Atalanta, discute qui, vedete, il signor Dapic, uno dei giocatori del Torino. C'è Bolis sul punto di battuta per i nerazzurri. Tutto è pronto, salgono tutti i colpitori di testa nerazzurri. Bolis in area, rinvia Giraudo, ancora Atalanta. Migliorelli al cross, controlla Cucchietti che il pallone esca. Sì, tra poco una sostituzione nel Toro, perché uscirà Traoré, dentro l'italo-australiano invece Piscopo, nazionale australiano under 20, quindi altra sostituzione nella fila granata, e con Coppitelli che è scatenato perché vuole dai suoi quella veemenza che non è certo mancata in questo secondo tempo, vuole proseguire così, vuole che la squadra sia propositiva e che in velocità metta in difficoltà soprattutto la linea mediana atalantina. Interessante questo giocatore che entra, Piscopo, è arrivato a gennaio via Inter al Torino, e aveva segnato due gol nel campionato primavera, ma con la maglia dell'Inter. Italo-australiano, nato a Melbourne, come ha ricordato Lucio Micheli, un attaccante esterno, un trequartista. Per lui ha anche cambiato un po' gioco Coppitelli, appunto, con 4-2-3-1. Non era al meglio della condizione dopo la partita degli ottavi, ma evidentemente adesso attenzione a Giraudo, la sua percussione finisce giù, ma non c'è stato, vediamo qui l'azione, vedete, fa tutto da solo, poi cade
senza che il difensore avversario Marchetti lo ostacolasse. Dunque Piscopo adesso in campo nel Torino, allora con la maglia numero 23, vediamo subito l'italo-australiano, ha toccato sul primo pallone De Luca, quindi ci crede Coppitelli, da più Traoré anche lui esterno d'attacco, ma questo ragazzo Piscopo anche abile nel cercare l'assist per i compagni. Visto dal campo l'Atalanta sembra molto più stanca del Torino, Bonacina continua a far scaldare alcuni ragazzi. Barrov, Latte, Giraudo lo affronta. Retropassaggio per Marchetti, Capone, sempre elegante, Zambataro, gioco è fermo. C'è un giocatore del Torino a terra, si tratta di Giraudo. Qui vediamo dunque, va Cucchietti, esce dalla porta, qui vediamo, intanto rivediamo questa azione, ma si è rialzato, comunque nulla di grave, può riprendere il suo posto. Cucchietti pronto a rimettere in gioco. Con Coppitelli che chiede alla squadra compattezza, linee strette. Il suo problema per Buongiorno che ha ripreso il suo posto nella difesa granata. D'Alena, Ucadda fa rimbalzare il pallone, De Luca a lottare con Bastoni, palla che finisce fuori. Adesso la rimessa e granata è pronto. Tofanari al cross effettuato, il rinvio di Bastoni, Torino all'impostazione con Rossetti, l'autore del gol del pareggio granata in questo secondo tempo. E c'è il calcio di rigore concesso dall'arbitro per questo intervento, non ha avuto dubbi il signor Dapice. Da rivedere questo episodio, anche naturalmente protesta Gatti, arriva anche Bastoni, rivediamo qui Berardi, intervento che cade dentro, era iniziato fuori dall'area, almeno così sembra da queste immagini, comunque il contatto c'è sicuramente, contatto tra Bastoni e Berardi. Iniziato fuori, poi è caduto dentro l'area Berardi, rigore dunque per il granata, D'Alena sul dischetto per il Torino. Magari rivedremo ancora questo episodio, D'Alena, la sua rincorsa e la palla in rete, il vantaggio del Torino sul calcio di rigore al 26esimo minuto di questa ripresa, ribaltato completamente il punteggio il Torino sotto di un gol alla fine del primo tempo, due reti adesso agli avversari, all'Atalanta. Tutta la panchina a festeggiare insieme con i titolari, chiamiamoli così, quindi grande festa granata sul terreno di gioco. Devo dire invece, sottolineo il fatto che non ci siano state proteste da parte della panchina dell'Atalanta in occasione della concessione del rigore. Eh sì, in effetti questo evidentemente rassegnati, l'impatto c'è stato, indubbiamente anche ingenuo Bastoni, uno dei più esperti. Rivediamo ancora, qui arriva Berardi, vedete, e poi fallo inizia fuori sicuramente, lui entra dentro, c'è comunque il fallo, è scomposto, è entrato male Bastoni. Al limite si può discutere su quello. Poteva essere una punizione fuori area, non, evidentemente anche i giocatori dell'Atalanta hanno visto l'intervento scomposto del loro giocatore e si sono rassegnati alla decisione dell'arbitro, ma queste bisogna comunque rispettare le decisioni degli arbitri. D'Alena dunque ha portato in vantaggio il Torino, il regista della squadra, uomo prezioso, d'ordine a dettare i tempi. Intanto è Bolis, la palla in area, Gatti e poi allontana Giraudo, ma c'è la bandierina che si alza
del signor Margheritino. Tra poco due sostituzioni nell'Atalanta, perché insomma Bonacina vuole mettere benzina fresca sul terreno di gioco. Pronti quindi Eleuteri e Baci. Ha sfruttato perfettamente due cosiddette palle inattive, il rigore, vabbè, chiaramente, e il corner, il Torino, con il colpo di testa vincente di Rossetti. E dunque punteggio rovesciato. D'Alena a segno, dunque Antonio D'Alena, classe 98, 7 gol in campionato, dunque un buon feeling, ma anche un rigorista, come abbiamo visto, cresciuto nel settore giovanile del Lecce, poi giallorosso alla Roma e infine al Torino. Il primo gol per lui in questo fiareggio. E ancora il Torino in possesso di palla. Torino, arriva Ucadda, spazza via Migliorelli. È un'Atalanta un po' sfilacciata in questa fase, non è più lucida come nel primo tempo, ha perso le sue sicurezze. È stato proprio l'impatto sulla ripresa del Torino che ha dimostrato più carattere, più determinazione, ha messo in difficoltà i giovani di Bonacina. Adesso due giocatori a terra, Ucadda per il Torino, rivediamo qui, e Bolis. Bolis, sì, a proposito di Bolis, sarà sostituito a breve, perché usciranno appunto nell'Atalanta Zambataro e proprio Bolis, entreranno Eleuteri e Baci, quindi confermato come Bonacina sta comunque anche cambiando l'assetto tattico. Tra poco ti farò sapere. Richiamato dunque Bolis. Dentro ci sarà Eleuteri nelle file atalantine. Sì, per quanto riguarda Eleuteri, tra l'altro, insomma, ex Ascoli e Juventus, giocatore esperto, classe 98, nato a San Benedetto del Tronto, e lui viene richiesto quel fosforo al centrocampo, soprattutto sugli esterni, che possono per poter dare magari più velocità alla manovra e innescare l'atelat. Abbiamo visto anche Bage, dunque, che va a sostituire Bollis al centrocampo, un centrocampista per un centrocampista non dovrebbe cambiare. Eleuteri sulla corsia di destra al posto di Zambataro, ha già giocato in questo viareggio, naturalmente è anche utilizzato sulla corsia di destra, anche peraltro nella ottavo di finale con il Perugia. Adesso è un'Atalanta all'assalto del Torino, ricordiamo che al termine dei tempi regolamentari intanto c'è la munizione per Capone. In caso di parità si va direttamente ai rigori. Capone dunque ammonito dopo Bolis. Nelle file atalantine un po' di nervosismo anche. Certo, un cambiamento totale, un secondo tempo dopo gli ottimi primi 45 minuti atalantini. Non ci si poteva aspettare una squadra di Bonacina così anche diciamo arrendevole sul piano anche del capacità di andare a contrastare gli avversari, ma c'è ancora molto tempo, naturalmente siamo soltanto al 31esimo minuto. Tanto va la rimessa in gioco Tofanari, Mallamo, arriva Tofanari, e poi è il cross, abbiamo visto la palla in area per De Luca, anticipato Rivoire, era andato al cross. Buongiorno, palla lunga, Berardi prova ad andare via Migliorelli, palla lunga, va Rivoire a mettere in fallo laterale. La rimessa è atalantina, Migliorelli, Capone. Qui c'è un giocatore, Berardi, sì, con problemi alla caviglia sinistra. Vediamo qui, colpito l'urlo lui. Abbiamo sentito, si rialza, eccolo qui, vediamo Migliorelli. Beh, insomma, sì, un pestone più che altro da queste immagini, insomma, in effetti Berardi, pur zoppicante, può riprendere la sua posizione in campo. Capone, apertura sulla destra,
Eleuteri va sul fondo, il cross, Migliorelli ancora in mezzo, esce Cucchietti e blocca. Dunque adesso Eleuteri sulla corsia di destra con l'uscita di Zambataro. De Luca, De Luca, ma fa buona guardia il centrale dell'Atalanta. Barchetti, entrato in questa ripresa. Proprio Marchetti a Mallamo. Gatti, si fa vedere Bastoni, riceve. Vuole velocità Bonacina anche se la squadra è stanca e chiede di andare sugli esterni. Bastoni, avanza, palla al piede. Una gabbia di giocatori grata su di lui, poi serve Migliorelli, pronto il cross, Migliorelli in area a liberare ancora Rivoira per il Torino, prova a ripartire la squadra di Coppetelli con Berardi, portato da Baggi per De Luca, l'uscita di Taliento. Baggi adesso fa reparto con Mallamo. E adesso è Piscopo, affrontato da Eleuteri. Il nuovo duello sulla corsia di sinistra del Torino. D'Alena, autore del rigore che ha permesso alla squadra granata di portarsi in vantaggio. 34 minuti di questa ripresa, 2-1 Torino. Ancora D'Alena, Ucadda, mette giù il pallone, Tofanari. Piscopo, Piscopo riesce a controllare Baggi, poi Mallamo, Eleuteri che ha sostituito appunto Zambataro anche col ruolo di fluidificare sulla destra e di andare a crossare. Ucadda messo in fallo laterale, sempre 4-3-3 per l'Atalanta. I cambi disposti da Bonacina. Marchetti va al tiro, Marchetti, grande conclusione di Marchetti, e c'è l'intervento di Cucchietti da rivedere. Vedete Bonacina che si dispera perché insomma vicini al pareggio adesso i giocatori dell'Atalanta, e Coppitelli capisce che il momento è difficile e infatti tra poco un'altra sostituzione del Toro. 34esimo, gran destro di Marchetti, abbiamo visto, palla in area, rimane lì, poi va a allontanare Rivoira per il Torino, Berardi, Baggi riceve dal suo portiere, Barrov cambia subito il gioco, Eleuteri, Latte adesso al centro, Latte prova a scambiare con Barro, non si capiscono i due. Baggi indietro per Marchetti, Capone, Barro, Baggi si ferma, due avversari su di lui, arriva anche De Luca, ancora Barro, Eleuteri sulla destra, la palla in area, Ucadda lascia sfilare. Sostituzione intanto nel Torino, entra Luis, fuori Berardi che non ha del tutto recuperato dall'infortunio di poco fa. Dunque fuori Berardi. Adesso Luis in campo nelle file del Torino. Con la maglia numero 19, Luise dunque. Luigi Luise, classe 98, napoletano, in prestito dalla Juve Stabia. Esterno, frequentato anche il settore giovanile del Napoli, questo ragazzo, Luise, che sostituisce Berardi.
in questi ultimi minuti della ripresa, 38esimo, 2-1 Torino. Mallamo, Baggi lascia sfilare il pallone, c'è Gatti, Capone, arriva Rossetti, commette fallo Rossetti, calcio di punizione per i nerazzurri. Calcio di punizione, rivediamo, Capone a terra, vorrebbero l'ammonizione. Sì, non... si è lamentato Benocine. Eh sì, non ci sono state ammonizioni nel Torino, sì, due nell'Atalanta con Capone e Bolis nel primo tempo. Tutti in avanti, gli uomini di Bonacina, vedete qui preoccupatissimo il tecnico bergamasco, mancano pochi minuti, più recupero, la sua squadra è sotto di un gol dopo essere stata in vantaggio, aver dominato il primo tempo. Finisce giù, vorrebbe il rigore Gatti, il contrasto, ma poi si allontana, contrasto con Tofanari. Antonio, 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 gestiamo tra le linee, Antonio, 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 gestisci tra le linee. Oddio, perché? Palla alta, Piscopo, le finte di Piscopo, Ucadda, ancora Ucadda, due avversari su di lui, arriva Mallamo, Ucadda mantiene la palla in campo, poi guadagna di forza con grande volontà il calcio d'angolo, l'italo marocchino, qui vedete episodio del quale si sono lamentati, si trattengono entrambi, poi sì, beh, si lascia andare il capitano dell'Atalanta, l'arbitro ha sorvolato giustamente su questo episodio. Calcio d'angolo battuto, Latte è andato a dare una mano ai compagni della retroguardia, Barrov e Leuteri. Copitelli chiede sacrificio alla squadra, in particolare al centrocampo. Devono rientrare subito, non dare opportunità a ripartenze pericolose per l'Atalanta, e l'uomo in più dovrebbe essere in questa ultima fase D'Alena, chiamato a dettare i tempi dei suoi. D'Alena ha fatto una gran partita, eccolo qui intanto il fallo su Barrov, c'è la punizione per i nerazzurri. Si sente da qui, il tecnico romano del Torino. Sì, molto attivo. Più di Bonacina. Capone. La palla in area, esce di pugno. Cucchietti. Se non è finita, Baggi ci prova dalla distanza. Palla alta. Sono 40 minuti. Torniamo che la squadra vincente affronterà in semifinale il Sassuolo, che ha sconfitto l'Inter ai calci di rigore. La rimessa di Cucchietti da fondo campo, di testa Eleuteri, alzato poi Giraudo, ancora Giraudo, braccato da Mallamo, si rifugia in fallo laterale all'esterno sinistro del Torino. Palla altissima di testa Gatti, sfiora, ma quel tanto che basta per mettere in condizione di tranquillità il suo portiere. Cucchietti, che va alla rimessa lunghissima, direttamente finisce dall'altra parte al collega Tagliento. Vediamo Piscopo, cerca di dare ansia alla difesa nerazzurra, andando subito sui portatori di palla. Migliorelli, c'è l'anticipo di Tofanari. In queste ultime fasi l'Atalanta porta in avanti anche Bastoni, che sta giocando praticamente trequartista. Bastoni, anche doti di colpitore di testa, ormai
Atalanta alla ricerca del pareggio, avanza anche Gatti all'arrembaggio, la squadra di Bonacina non ci sta a uscire dal torneo, una delle favorite alla vigilia con Juventus, Inter, sono uscite Juventus, Inter e adesso l'Atalanta sotto di un gol in questo finale di questo quarto con il Torino. Latte, Capone ci prova dalla distanza, il destro alto, la traversa della porta difesa da Cucchietti. Vedete Capone si dispera, si gira, rivediamo la sua conclusione, il suo destro. Altra sostituzione tra poco nel Toro, perché uscirà De Luca e dentro entrerà appunto Friedenlieb, detto pure Cavallero, è un giocatore paraguayano. Eh sì, un difensore centrale anche lui, non era il meglio, aveva giocato nell'ottavo di finale, partito dalla panchina, evidentemente adesso ha bisogno di forze fresche in questo finale, un difensore centrale. Attenzione a Piscopo, prende palla per il Torino e De Luca non riesce a controllare, la posizione era regolare, poi c'è la conclusione, il doppio intervento decisivo di Taliento che evita il terzo gol del Torino. De Luca, vedete inquadrato, rivediamo qui De Luca, la battuta colpo sicuro, grande risposta di Taliento, poi ancora Taliento in calcio d'angolo al 44esimo. Taliento protagonista dell'Atalanta, Torino vicinissimo al gol, qui ammonito. Attenzione ancora al Torino, conclusione ravvicinata ancora questa volta del numero 19 Granata, entrato in questa ripresa, si tratta di Luise. Latte, palla in centro, la conclusione di Barrov sull'invito di Latte. Saranno 4 i minuti di recupero, pronto il cambio nel Toro, dentro quindi Cavallero e fuori De Luca, quindi si copre in questi ultimi minuti Coppitelli. E dunque Cavallero in campo in questo finale con la maglia numero 5, fuori De Luca, un attaccante vuole conservare questo preziosissimo 2-1 che varrebbe l'accesso alla semifinale per il Torino. Va Cucchietti alla rimessa in gioco. Confermati 4 minuti di recupero adesso segnalati. E siamo già nel recupero, primo minuto di recupero, è scattato il 90esimo. Dal 2009 manca dalla semifinale il Torino. Quell'occasione fu sconfitta dalla Juventus che poi avrebbe vinto il torneo per 3-1. Punizione per l'Atalanta. Qui vediamo il fallo commesso. Scatenato Coppitelli sulla panchina da Giraudo. Fallo di Giraudo. Calcio di punizione per l'Atalanta. Tutti in avanti gli uomini di Bonacina alla ricerca del pareggio. Palla in area, esce Cucchietti, perde palla, poi allontanano i giocatori Granata, dall'altra parte c'è Taliento avanzatissimo, se n'è andato intanto il primo minuto di recupero, Taliento rimette, salta Rossetti, finisce giù D'Alena. Ancora vedete il fallo subito da D'Alena, lo stesso a calciare la punizione, è rimasto in pratica il solo Piscopo a infastidire i difensori avversari in questo finale di partita per il Torino. D'Alena chiede a Coppitelli quanto manca il numero 4, il vero fulcro del gioco del Torino, sì. Sta cercando insomma di dare compattezza lì in mediana.
Baggi. Cambia gioco Gatti, se n'è andato anche il secondo, minuto di recupero, partita che si chiuderà al 94esimo. La palla in area, c'è la conclusione di Bastoni, ma c'è il fuorigioco segnalato dal signor Margheritino, il secondo assistente dell'arbitro, il signor Dapice di Arezzo. Mette giù il pallone Cucchietti. Cucchietti pronto alla battuta lunghissima, alza il pallone Marchetti. Eleuteri alla caccia della palla, mette giù, prova ad andare via in velocità, arriva poi Giraudo, mantiene il pallone in campo Piscopo, nuovo più avanzato, non c'è nessuno ad assisterlo, arriva Ucadda, mantiene palla l'italo-australiano Ucadda, cerca di andare sul fondo, Migliorelli ad affrontarlo. Siamo nell'ultimo minuto di recupero, palla in mezzo e c'è la conclusione di Luise, ravvicinata ma centrale. Gli ultimi 30 secondi, Malamo prova ad andare via, Buongiorno calcia con forza in fallo laterale, la rimessa ancora dell'Atalanta, Capone, calcio di punizione per la squadra di Bonacina, forse all'ultimo assalto, vedete qui Coppitelli si agita in panchina, il tecnico del Torino, Migliorelli dalla sinistra, palla in area, la palla è lì, rimane in Malamo, la conclusione è ribattuta, non è finita l'azione, Baggi, latte, latte, e finisce qui con il Torino in semifinale, gran secondo tempo della squadra di Coppitelli che aveva sofferto molto. La squadra bergamasca nel primo tempo era andata in vantaggio con latte, ma adesso torneremo naturalmente poi nella ripresa Rossetti e D'Alena su rigore, torneremo per i commenti e le interviste lì nello studio.